La musica rap in alcuni frangenti ha raggiunto dei livelli talmente demenziali che andava fatto qualcosa per rimetterla un po' a posto. Quando mi chiedono, ma secondo te quando avrai 45 anni farai ancora rap? Ti dico, non credo che farò ancora rap. Molto probabilmente farò ancora musica. Il rapporto tra me e Jake è evoluto negli anni, soprattutto nell'ultima parte della mia vita, nel senso che ci conosciamo veramente da tanto tempo, abbiamo collaborato praticamente da subito appena ci siamo conosciuti, però diciamo che siamo diventati realmente amici, stretti, mi sento di dire con l'avanzare della mia età, nel senso che appena l'ho conosciuto lui era già un adulto, io ero invece ancora un bamboccio proprio. Capito che potevamo fare un disco, non lo so, perché era nell'aria da un po', cioè da qualche anno, però appunto quando diciamo era nata un po' questa idea non... Cioè si capiva subito che si sarebbe potuta fare senza ostacoli, senza intralci. Era piaciuta subito ad entrambi. Poi finalmente diciamo abbiamo avuto il giusto tempismo per poter fare questo progetto. Questo disco sicuramente vuole contrapporsi a questa cosa qui, perché è un disco rap crudissimo e pesantissimo. La musica rap in alcuni frangenti ha raggiunto dei livelli talmente demenziali che andava fatto qualcosa per rimetterla un po' a posto. Quindi No Insta non è un pezzo ovviamente contro Instagram, è un po' un pezzo contro l'atteggiamento di Instagram, ok? L'atteggiamento imposter di fingersi qualcosa che non si è. Cioè la musica non conta più niente, perché tu sei un musicista, ma l'ultimo filone delle cose che fai sono la musica. Viene fuori una musica che è una merda, non è una musica. Entrambi i pezzi li ha aperti lui, in realtà penso che questo tocco pop in senso positivo sia dato dal fatto che entrambi i pezzi sono stati prodotti da Big Fish. Secondo me non è più importante proprio pensare a un pezzo per la radio, nel senso che ormai il metro di paragone per certi versi è più la top 50 di Spotify che quella della radio. Amore tossico è il pezzo meno macio del mondo, questo contiene infatti il pezzo di Edda. Io invece sono molto legato a Edda e Ritmo Tribale, perché per me sono stati un po' anni prima quello che poi sono stati Club Dogo per Milano, no? Un gruppo molto sentito dalla città. La cosa che fa ridere di questo pezzo qua è che io ho incontrato lui per strada, io il pezzo l'avevo già fatto, non avevo idea di dove fosse lui, capito? Lui mi ha riconosciuto, io l'ho riconosciuto, avevo il telefonino col pezzo dentro e gliel'ho fatto sentire. Lui è stato contentissimo. E alla fine mi ha dato permesso di farlo, gli ha dato permesso di prendere il campionamento. Non gliel'ho fatto rifare perché avevo paura che venisse, cioè lui lo canta in un modo straziante quel ritornello lì e doveva essere così. Per cui anche lui è stato contento di lasciarlo così. Il rapporto con i featuring è stato gestito prettamente da necessità artistiche, in base ai pezzi. Cioè pensavamo magari, che ne so, che su Sparami ci stesse bene Salmo e quindi lo abbiamo contattato e gli abbiamo chiesto di fare il featuring. Il fatto che fossero tutti di Milano, ti dico, non è assolutamente ricercato, anche perché oggi trovamelo un rapper, voglio dire, che ha dei numeri, che lavora con la musica, che non abita a Milano. E anche appunto tanti dei rapper romani o di Napoli, se non sono già qua, mi dicono che si vogliono trasferire, ma non perché Milano è meglio, perché è comunque una terra fertile se vuoi coltivare questo tipo di carriera, secondo me. Milano in realtà non la vedo così cambiata radicalmente. Il cambiamento più evidente in Milano sono le nuove generazioni, nel senso che io facevo parte di una generazione fondamentalmente di tamarri e basta, nel senso che andavamo a ballare, insomma passavamo il tempo in maniera anche un po' discutibile, e invece adesso i ragazzini li vedo proprio sul pezzo con la moda, la musica. Questa è la cosa che risalta di più, secondo me. Pensiamo di aver raggiunto tutto quello che si poteva raggiungere, e quello che non ho è proprio la dimostrazione di questo, cioè denota una patologia, no? Non è un pezzo positivo, è una patologia, cioè non essere mai contento, che è un po' croce delizia, è un po' quello che ti porta a voler fare sempre meglio, ma quando hai fatto meglio non essere mai contento di quello che hai fatto. Tutte e due abbiamo la sindrome del farci schifo, cioè è quell'insoddisfazione generale per cui, capito, ti spingi sempre a volere di più, quindi a fare di più, a farlo meglio, e poi quando l'hai fatto, niente, se passi subito alla parte successiva. Su
fu di spiegarle queste cose, cioè capisci, mettiti nei miei panni, a ogni disco c'è sempre la rima a cui si attaccano e ci rompono le scatole, no? Secondo me non c'è niente da spiegare, voglio dire, la gente parla così, è inutile che facciamo gli ipocriti. Se vai al bar, se vai in qualsiasi ambiente, ma in realtà anche se vai in un qualsiasi ufficio, cioè sono frasi che si dicono, capito? Quando parli con l'amico, le dicono gli uomini, le dicono le donne, no? Però se la fa il rapper subito, no? Ah, no, perché hai detto questa roba? Secondo me questo disco è un disco che suona benissimo, cioè i pezzi uno con l'altro, perché abbiamo preso i beat senza quasi neanche sapere di chi fossero, cioè ci siamo detti all'inizio ascoltiamo tutto quello che arriva senza pregiudizi, senza chiamare il produttore per dirgli dobbiamo fare la hit, capito, o dobbiamo fare il pezzo, ci siamo semplicemente affidati al suono e non al nome, è la base che ci piaceva e allora contattavamo il produttore per dirgli ok, pigliamo questo. Quando mi chiedono, ma secondo te quando avrai 45 anni farai ancora rap? Ti dico, non credo che farò ancora rap. Molto probabilmente farò ancora musica, ma sicuramente se farò rap non lo farò in questo modo. Cioè, secondo me tu puoi fare quello che fai finché non sei ridicolo. Non è un dato anagrafico, cioè Eminem ha 50 anni, gli vuoi dire di smettere di rappare? No. Se finché tu sei credibile a fare quella cosa lì e la fai bene, puoi continuare a farla tutta la vita. Quando non lo fai più bene perché i tempi ti hanno sorpassato, allora devi smettere. Ciao a tutti i lettori e gli ascoltatori e i guardatori di Fanpage da Emischille e Jake La Furia. Bello.